mi inginocchio intanto di fronte a loro e chiedo pietà per quello che io gli ho recato. Io ero in aula e ho sentito personalmente quello che lui ha detto. Perdono, io non penso di poter perdonare quello che lui ha fatto, perché per lui è solo un ricordo, per me anche, però ha lasciato altro. La guerra stragista allo Stato, in Calabria, dopo l'omicidio del giudice Scopelliti, prosegue con i 3 attentati ai carabinieri di Reggio. 2 morti, 4 feriti. Stessa mitraglietta, stessa regia. Giuseppe Graviano, il boss di Brancaccio, per conto di Cosa Nostra. Rocco Santo Filippone, per l''Ndrangheta. Stessi sicari, Giuseppe Calabrò e Consolato Villani. Entrambi arrestati diventano collaboratori di giustizia. Questa sera a Mixer, Reggio Calabria. Continua la sfida allo Stato e nel centro del mirino ci sono ancora i carabinieri. L'ultimo episodio proprio a Reggio Calabria. 3 agguati in un mese. I carabinieri dicono che è un attacco intimidatorio allo Stato. La prima raffica dei colpi è stata esplosa da qui. E il killer era a piedi, non era su una macchina, ed ha colpito il parabrezza. Sono questi 6 colpi che vediamo qui sul parabrezza. La macchina si è mossa leggermente in avanti, il killer si è spostato seguendo il movimento della macchina e ha esploso una seconda raffica di colpi, la più violenta, che ha distrutto i vetri. Lo vedete, ha colpito qui lo sportello, lo specchietto. Poi sono stati trovati altri fori nei poggiatesta all'interno della macchina. L'1 febbraio 1994, statale 106. Melito Porto Salvo. 2 carabinieri su una gazzella, investiti da una pioggia di fuoco. Sono Salvatore Serra e Bartolomeo Musicò. Non ricordo niente di quello che è successo. Lo so perché stavamo camminando normalmente, mentre facevamo il normale servizio. E siamo stati attinti da colpi d'arma da fuoco. Da quel momento in poi, immediatamente sono arrivati i soccorsi. Nel giro di 3-4 minuti. Era il 1 febbraio del 1994 quando percorrevamo la SS-106 subito dopo lo svincolo di Saracinello. Abbiamo notato un soggetto che era fermo davanti a un autosalone di macchine. Abbiamo deciso di controllare questo soggetto che al momento del nostro arrivo dava le spalle sulla strada. Ho azionato i segnali luminosi, i cosiddetti lampeggianti. Forse lui sicuramente si sarà accorto della nostra presenza tramite riflessi. Lui, girando su se stesso, già imbracciava un mitra M12 e ad un tratto si è messo a sparare una raffica di mitra. Dell'altro soggetto che ha sparato col fucile di caccia l'ho saputo dopo, diciamo, perché poi automaticamente sono state trovate altre pallottole sul mio colpo e mi sono reso conto che le armi a sparare erano veramente 2. Il paziente aveva gravi turbe del visus, praticamente un occhio era spento, il sinistro, e il destro percepiva solo moto umano, e aveva una ferita occipitale destra. Io sono stato colpito alla parte occipitale destra del cranio dall'M12 e anche al mento qua sotto. E come si può vedere dall'attacco, vi sono numerosi frammenti metallici e numerosi frammenti ossei. Questi sono dei pezzettini di proiettile, delle schegge? Schegge di proiettile, schegge d'osso anche. E c'era il rischio di morte per emorragia. Poi successivamente con il fucile da caccia sono stato colpito alla spalla destra. Quindi è arrivato in condizioni abbastanza gravi, Musicò? Siamo abbastanza gravi, sì, in pericolo di vita. Invece Serra è stato colpito solo ed esclusivamente un colpo, diciamo, non so se sia stato di fucile o di M12, ha attraversato tutta la parte addominale. Pensa che riusciranno a superare questa brutta esperienza? Ma sono 2 persone molto forti. E questa è un'ottima cosa, sia Musicò sia Serra sono 2 persone che fanno il loro lavoro per scelta e non per altro. Sono 2 persone decise e sicuramente ce la faranno.
Nel momento in cui sono stato colpito ho perso, diciamo, la vista, ero cieco. Automaticamente a intuito cercavo di premere il tasto quello giusto per poter mandare l'allarme, cosa che a quanto pare non è andata a buon fine. Però siamo stati fortunati perché successivamente si è trovato a passare un brigadiere allora in servizio nella provincia di Reggio Calabria e oggi è un comandante di una stazione molto importante della provincia di Reggio Calabria che, diciamo, ci ha soccorsi, tant'è vero che è stato lui quello ad estrarmi dall'autoradio. La prima cosa che ha fatto, cosa che non dimenticherò mai, mi ha tolto l'arma, la pistola. Infatti io, non potendo vedere, ho chiesto chi sei, che cosa stai facendo, e lui ha detto il suo nome e cognome. Io l'ho riconosciuto sia dal tono della voce principalmente, perché non potendo vedere, e così ho consegnato la mia arma a lui. Io penso che nessuno di noi, sapendo a cosa potrebbe andare incontro, accetterebbe una cosa del genere. Però siccome bisogna averlo nell'anima determinate cose, determinate scelte, quella è una scelta che penso che io avrei fatto lo stesso. Nessuno di noi si può aspettare quello che può avvenire nell'arco del tempo. Cioè, io mi sono arruolato per fare il carabiniere, l'ho fatto con orgoglio e onore, però non sapevo che doveva accadere dopo 10 anni di servizio quello che è successo. Penso che tutti gli altri, che purtroppo adesso non ci sono più, neanche loro pensavano a una disgrazia del genere, però fa parte, diciamo, del nostro lavoro, adesso del loro lavoro, perché io adesso sono fuori, però mi ritengo di essere sempre un componente dell'arma. Di ogni ordine e grado, che in questo cortile rappresentate le migliaia e migliaia di vostri colleghi che servono l'Italia e le sue genti, in questo stupendo teatro di lavoro pulito ed onesto, a voi giunga il mio orgoglio, la mia fierezza di comandante.